annovera giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento e così è stato. Loro hanno capitalizzato al meglio le occasioni che hanno creato. Noi abbiamo avuto sullo 0-0 una palla colossale per portarci in vantaggio, ma non siamo stati bravi nella finalizzazione, anche in qualche altra occasione. Però ecco, abbiamo pagato un po', siamo stati forse un po' meno pimpanti delle altre volte, abbiamo perso qualche duello in più zone di campo e questo ci ha penalizzato tantissimo. Adesso si va, ovviamente questo è il giro di boa, poi si riprenderà dopo le festività. Che cosa significa chiudere il girone di andata con una sconfitta per il futuro di questo campionato dei Gladiator? Beh, ci tenevamo a portare qualcosa a casa, anche un punto era importante, però ciò comunque non va a scalfire il cammino che hanno fatto questi ragazzi nel girone d'andata, che secondo me hanno fatto un ottimo appunto girone di andata e ci è capitata questa partita che era abbastanza proibitiva per la forza del Brindisi, però penso che in certi momenti della gara ce la siamo giocati a viso aperto e in qualche occasione potevamo fare male. Mister, che cosa ne è sembrata invece del Brindisi? Il Brindisi secondo me è una squadra accreditata alla vittoria finale. Lo dice un po' la squadra che hanno allestito i giocatori, soprattutto nel reparto offensivo, hanno tanta qualità, forza, riescono ad incidere, quindi è una squadra che secondo me lotterà fino alla fine per la vittoria finale.